Che cosa sono i Darkin? Per farla semplice, sono delle entità estremamente potenti che sono state intrappolate all'interno di diverse armi per proteggere Runeterra in primis, perché parliamoci chiaro, erano super pericolosi i Darkin una volta. Con la loro sete di potere, un po' di follia e il fatto che avessero una quantità di potere magico incredibile, era il caso di andarli a intrappolare. E così è stato. Ma quanti sono rimasti? Da dove vengono? Perché esistono? Queste oscure figure nel mondo di Runeterra hanno assunto un carattere leggendario e negli anni Riot Games ha cercato di dargli una continuità nei vari rifacimenti della lore, ma hanno lasciato un sacco di persone confuse e perse per strada. La storia dei Darkin è diventata tanto complessa e lussureggiante nella loro grandiosità quanto macabra e tetra nella tragedia della loro esistenza. Aatrox stesso dice: "We had another name once. Now we are Darkin." Questa frase non arriva dal nulla, non è una follia di Aatrox che pensava di essere qualcos'altro. Al contrario, tutti i Darkin che esistono una volta erano i dei guerrieri ascesi di Shurima. Voi ne conoscete già alcuni, come Nasus e Renekton o Azir. Gli ascesi venivano generati attraverso un rituale usando il disco solare e un insieme di magia celestiale e magia elementale. Un candidato veniva esposto a questo flusso di magia che veniva canalizzato da questi chierici e poteva trasformarsi in un asceso, unendo un corpo umano a una nozione celestiale. Perché dovete immaginarvi le nozioni celestiali come l'idea della guerra, l'idea della bellezza, l'idea della vita, l'idea dell'amore, l'idea del caos, l'idea della luna, l'idea del sole. Cioè, è quella nozione filosofica del un pensiero, un concetto può esistere nello spazio come un'entità fisica, tra virgolette. In pratica, unisci questa entità fisica a un corpo umano. I candidati non venivano mai scelti a caso, non è che prendevano una persona per strada, la buttavano nel flusso magico e incrociavano le dita che funzionasse. Al contrario, dovevi essere eletto. In primis dai sacerdoti del sole che sceglievano i cittadini più degni, e poi l'ordine degli ascesi doveva accettare la persona selezionata. Questa era una precauzione che l'impero di Shurima aveva attuato in modo da non sbilanciare il potere politico all'interno dell'impero. Per essere scelto come asceso dovevi aver servito l'impero di Shurima in qualche modo. In primis attraverso la guerra, eri magari un bravo soldato, un bravo stratega, un buon comandante, oppure potevi averlo servito nella cultura, nell'arte, nella medicina, nella scienza, rendendo in pratica l'impero più prosperoso grazie alla tua mera esistenza e presenza nell'impero. Gli ascesi dovevano in pratica essere le incarnazioni del meglio che Shurima potesse offrire al mondo, guardiani dell'impero in ogni sua forma. Tuttavia non sono gli dei ascesi di Shurima, sono i dei guerrieri ascesi di Shurima. Tutti gli ascesi avevano comunque qualche collegamento con la guerra in un modo o nell'altro. Nei secoli decine e decine di ascesi vennero creati. Alcuni di questi diventarono Darkin, tanti altri morirono. Se consideriamo quelli che conosciamo dalle storie canoniche di Runeterra e le carte appena uscite su Legends of Runeterra, abbiamo prova dell'esistenza di almeno 23 Darkin, ma sono sicuro che ce ne siano almeno una trentina, quarantina. Conosciamo anche l'identità di molti altri ascesi, ma non è noto il loro destino, cioè potrebbero essere morti per mano di Darkin, sono diventati Darkin a loro volta, o si sono nascosti per secoli e secoli, vedi ad esempio Nasus. Ma che cosa rende un asceso un Darkin? Qual è il processo di trasformazione? Ci furono due eventi chiave che trasformarono gli ascesi in Darkin: la guerra contro il Void e la morte dell'imperatore Azir. Prima di parlare della guerra contro il vuoto, voglio parlare un attimo di come gli ascesi siano arrivati fino a questo punto. Immaginatevi essere un dio guerriero che non ha mai affrontato una guerra che è stata difficile. Non c'è mai stata una sfida. Non c'è mai stata una vera resistenza. L'impero di Shurima si è espanso in ogni direzione in cui voleva andare, ogni volta che voleva espandersi. Quindi, come asceso, ti abitui un po' alla nozione che nessuno poteva affrontare un asceso. Un dio, forse, oppure un altro asceso, poteva cozzare alla pari. Ma la guerra contro il Void cambia totalmente questa nozione. I Darkin, precisiamo, non nacquero a causa della corruzione del vuoto nei confronti degli ascesi. Non è che il Void si è innestato nella mente dei Darkin per distruggerli. Perché quando vieni corrotto dal Void, basta guardare ad esempio Malzar, oppure Rasho nel fumetto di Nami. Quando è stata lanciata Nami c'era un fumetto, ebbene sì. Queste persone sono corrotte dal Void, ma servono il Void, cercano di portarlo su Runeterra. Ma i Darkin non hanno mai avuto interesse nel Void, al massimo come nemici da studiare, da capire come affrontarli, perché
era il loro scopo, combattere questa minaccia. Allo stesso tempo, poi, sono tornati a casa e non erano più gli stessi. Era un trauma simile al disturbo da stress post-traumatico di cui soffrono i soldati nella vita vera. Se per la prima volta nella tua vita affronti qualcosa che non solo massacra i tuoi amici, ma ti distrugge, ti storpia e non considera minimamente in maniera rispettosa la vita, come ne usciresti? Distrutto. Immaginati vivere per secoli, per millenni, tranquillo. Riesci sempre ad affrontare le difficoltà. Non hai mai avuto nessuna difficoltà a superare i conflitti. E poi scopri che ci sono cose così terrificanti a questo mondo che non solo fai fatica ad affrontarle, ma puoi perdere contro queste cose, nonostante tu abbia il potere di un dio. Questa guerra ha incrinato le menti degli ascesi. Erano tornati più irascibili, più nervosi, si lasciavano trasportare dalle emozioni, nel modo in cui parlavano al loro imperatore, nel modo in cui parlavano tra di loro, nel modo in cui parlavano dei cittadini dell'impero. Era ancora sostenibile la situazione, perché comunque con la guida dell'imperatore e la regina dei Dark, la situazione però era ancora gestibile. Per quanto traumatizzati dalla guerra, gli ascesi erano comunque legati in maniera indissolubile all'impero, all'imperatore. E finché quello c'era, tutto poteva ancora andare avanti. La morte di Azir però cambiò tutto questo. Senza un imperatore a guidarli, gli ascesi non avevano più niente a legarli uno all'impero di Shurima e due a legarli l'uno all'altro. Se adesso loro sono delle divinità, senza legami, senza catene, senza leggi, senza limiti, che cosa può succedere? Sono dei in terra, ma sono nati come esseri umani. Nessuno al comando, un umore più erratico e distruttivo. L'unica cosa che può succedere avviene. Inizia il conflitto. Inizia la grande guerra dei Darkin. E ovviamente nella guerra si utilizza tutto ciò che si sa e tutti gli strumenti a propria disposizione pur di vincere. Una delle caratteristiche chiave degli ascesi era una spiccata capacità di usare vari tipi di magia. Una tra queste era l'emomanzia, cioè il controllo del sangue e del proprio corpo fisico. La propria carne, ossa, muscoli, tutto quanto poteva essere toccato e modificato. Lo scopo primario di questa magia, quando venne studiata inizialmente, era legato alla rigenerazione, alla cura, alla preservazione, in pratica potersi semplicemente rigenerare nella loro forma di massimo splendore, così che potevano essere sempre gli ascesi illuminati di Shurima, in modo da essere eterni come simboli per l'impero. Ma con la loro mente fratturata e la guerra combattuta tra di loro, cominciarono a concepire l'emomanzia come qualcosa di diverso, uno strumento per migliorare la loro carne, unirla alle loro armi e alle loro armature, per renderli più efficienti, più potenti e pericolosi quando affrontavano altri Darkin. Questi processi furono così distruttivi che molti loro cambiarono quasi completamente aspetto, al punto da essere totalmente irriconoscibili. Ma come sono arrivati a diventare le armi che conosciamo oggi? Aatrox e la sua spada, Varus e il suo arco, Rast e la sua falce. Spesso quando si parla dei Darkin si dice che sono tre volte maledetti. La prima, quando affrontarono il vuoto. La seconda, quando morì il loro imperatore. E la terza, quando uno della loro specie li tradì. Nel racconto Il crepuscolo degli dei, Taanari, il Darkin che una volta aveva l'aspetto di una pantera, collaborò con Misha, una delle incarnazioni del crepuscolo che ha preceduto Zoe. E usando il Chalizar, quella che attualmente è l'arma di Sivir, e sfruttando il potere della luna, distrussero molteplici Darkin, attirandoli in un unico punto. Quelli che non furono distrutti, ma vennero soltanto indeboliti, vennero successivamente inseguiti e intrappolati da Misha e i Targoniani. Fino ad ora, a livello pratico, non avevamo la più pallida idea di quanti Darkin ci fossero. Ora non solo sappiamo che ce ne sono molti più di quelli che si pensa, ma che non sono stati intrappolati soltanto all'interno di armi, ma anche di comuni oggetti. Grazie all'ultima espansione di Legends of Runeterra, conosciamo il destino di alcuni dei Darkin che sono stati intrappolati, oltre a quelli che già conosciamo da League of Legends. Una nota importante. Una volta che i Darkin sono stati intrappolati all'interno delle loro armi o strumenti rispettivamente, sono stati sparsi ai quattro angoli del mondo, nascosti in modo da non entrare a contatto con nessun essere vivente per quanto possibile. Il timore principale è che se un essere vivente sufficientemente potente toccasse l'arma dei Darkin, poteva ridargli nuova vita e riportare alla luce una minaccia molto difficile da abbattere.
Voglio fare un disclaimer importante prima di cominciare a elencare tutti i Darkin, e questo è davvero rilevante per il video. Perché ragazzi, Legends of Runeterra ormai ha preso la direzione di non essere soltanto lore canonica, ma anche di includere le dimensioni parallele, i what if, le possibilità della storia. Nel caso in cui Xolani si fosse liberata, che cosa sarebbe successo? La premessa su cui si basa l'espansione di Legends of Runeterra è questa. Se qualcuno avesse impugnato le armi di Xolani, cosa sarebbe successo? Tutti i Darkin si sarebbero liberati e ci sarebbe stato un nuovo conflitto tra Darkin. Questo però non succede canonicamente all'interno della lore. Quindi, ora che andiamo a elencare i Darkin, pensatela a questo modo. Sappiamo che esistono questi Darkin, non sappiamo se sono in vita, se si sono liberati, se sono ancora nello stesso luogo che viene elencato all'interno della stessa carta, perché potrebbero essere stati spostati, o semplicemente potrebbero essere già tornati in vita e si sono spostati da soli. Andiamo a elencare i Darkin noti. Anakka, la lancia dei Darkin. Intrappolato nel Freljord all'interno di una lancia, entra a contatto con uno degli scout di Sejuani e prende possesso del suo corpo. Appena risvegliato, si dirige verso sud per tornare a Shurima, passando per Demacia. Balkux, la staffa dei Darkin. Intrappolato in una staffa, viene nascosto all'interno della foresta di Bendol. Considerato che accedere alla foresta di Bendol è particolarmente difficile, verrebbe da pensare che questo Darkin sia più pericoloso degli altri. Si unisce ad un albero pur di tornare in vita. Horazi, la magnetite dei Darkin. Intrappolata in un'orbe di metallo spaziale nascosta sulle pendici più alte del Monte Targon, si sa poco di Horazi. Una cosa però è certa. Odia Xolani e ciò che ha fatto ai Darkin. Riesce ad attirare un golem protettore targoniano ed entrarci a contatto. Ibaros, l'arpione dei Darkin. Intrappolato nelle profondità dello stretto Idarai, vicino alle isole serpente accanto a Bilgewater, la zona in cui è intrappolato viene descritta come maledetta dai corsari che ci passano vicino. Non si sa con cosa sia entrato a contatto. Joral, lo scudo dei Darkin. Nascosto a Demacia e successivamente tramandato nella famiglia nobiliare dei Fortis, che avevano giurato di custodire questo manufatto e non farlo toccare a nessuno. Veniva considerato un combattente invincibile, ma fu quello più traumatizzato dalla guerra contro il Void, al punto che divenne facilmente manipolabile, un pupazzo nelle mani degli altri. Entra a contatto con il figlio di Lady Fortis, perché, a dir del ragazzo, sentiva qualcuno piangere all'interno dello scudo. Naganeka di Zuretta, la balista dei Darkin. Nascosta nei campi orientali di Noxus, è uno dei pochi Darkin che viene menzionato prima nel Crepuscolo degli Dei, piuttosto che su Legends of Runeterra. Il suo aspetto, prima della trasformazione in Darkin, era più assimilabile ad un rettile, anche se esistono serpenti piumati in diverse mitologie, quindi non si capisce se era già simile ad un volatile prima, o se è stato un contatto con un pollo noxiano a trasformarla così. Sì. I developer hanno detto che potrebbe aver toccato un pollo. Pra, il ventaglio dei Darkin. Nascosto nel reame spirituale a Ionia. Tale era la sua potenza che Shen riusciva a percepirlo anche quando l'arma era dormiente. E ora che si è risvegliato, si preoccupa che attirerà qualche spirito incuriosito. E infatti così è stato, perché entra a contatto con un giovane drago spirituale. Stiratu, l'arpa dei Darkin. Nascosto nelle profondità di quella che un giorno sarebbe diventata Zon, entra a contatto con un minatore zaunita di specie Kirean, praticamente i vassai a pipistrelli che avete visto anche in Arcane. Tarosh, l'alabarda dei Darkin, nascosto nelle isole benedette prima della rovina. Tarosh era ad un passo dall'uccidere Xolani, ma venne catturato insieme a lei dai Targoniani. Mentre era dormiente nell'arma, percepiva la corruzione e la rovina che distruggevano la terra attorno a lei, e sperava di condannare Xolani a questo stesso destino. Entra a contatto con un drago spettrale delle Isole Ombra. E infine arriviamo al Darkin che ha causato tutta questa espansione. Xolani, i salassatori Darkin. Nascosta in quello che viene definito il Cimitero delle Spade o Calad della Bruma, un antico sito di grande importanza spirituale per la disciplina Wuju. Viene protetta dalla scuola del Wuju di Master Yi.
la più grande rivale di Aatrox. La guerra tra i Darkin infatti partì a causa dello scontro tra questi due leader. Aatrox voleva che i singoli Darkin fossero indipendenti. Xolani voleva controllarli tutti, in modo da evitare ulteriori massacri, ma rimanendo tutti sotto il suo controllo del sangue. Canonicamente è ancora intrappolata lì. Ma per spingere in avanti la storia dell'espansione dei Darkin su Legends of Runeterra, ha preso il controllo del corpo di Jun il Prodigio, pupilla di Master Yi. Una volta libera, si è spostata verso Shurima e ha riaperto il conflitto tra Darkin, portando al risveglio di alcuni Darkin lei stessa, e altri Darkin invece sono stati risvegliati da Aatrox. Lo scontro ha attirato l'attenzione di Kyle e Ryze, al punto che interviene persino l'incarnazione della giustizia, la madre di Kyle, Mihira. Non solo viene aperto un filone narrativo non canonico con la liberazione di Xolani, ma se ne crea un sottolivello in cui Xolani riesce a sconfiggere Mihira e prende il controllo del suo corpo, diventando un'entità sovrannaturale incredibilmente potente. Ma tutto questo non è canonico. E qui arriviamo alla conclusione di quello che sappiamo sui Darkin. Abbiamo imparato qualche dettaglio in più con questa espansione di Legends of Runeterra, ma c'è ancora davvero tanto da scoprire e da rivelare, perché non sappiamo bene i dettagli dei singoli meccanismi. Sappiamo anche che nel 2023 uscirà come secondo campione dell'anno un Darkin femminile intrappolata all'interno di un pugnale. E sembra che non sia stato un essere umano a raccogliere questo pugnale, ma un cane. Curioso di vedere che cosa ne uscirà fuori. E questo è quanto per... No, qualcosa non funziona. Non sarebbe un mio video della lore senza un po' di theory crafting alla fine, vero? Va bene, va bene. Qualche suggerimento ce l'ha dato Riot, nonostante siano suggerimenti o molto superficiali o abbastanza specifici. Partiamo dal primo. Su PB è apparso un lume che celebra l'inizio della stagione 2023 e questo lume è la spada di Aatrox. Nel 2022 il lume era un mini horn per celebrare la cinematica di inizio anno. Quindi verrebbe da pensare che almeno la cinematica di inizio anno sia strettamente collegata a questo lume e a quello che sarà il lancio per il 2023. Potrebbe parlare di Darkin, potrebbe parlare soltanto di Aatrox o oppure potrebbe semplicemente dare l'incipit per poi introdurre il Darkin pugnale. Questa però è la classica scommessa da 90% win rate. È un guardare i punti e unirli insieme. Easy peasy. Facciamo una previsione un pochino meno probabile. Secondo me l'evento dell'anno prossimo sarà legato alla lore di nuovo. Nel 2022 non abbiamo avuto nessun evento della lore, perché, beh, il 2021 l'evento della lore è stato un bel fallimento, per essere eufemistici. Un disastro su tutti i fronti potrebbe essere più corretta come definizione. Parliamoci chiaro, la Ruination è stata molto figa sotto tanti punti di vista, ma ha fatto una montagna di errori. Ne abbiamo già parlato in un altro video, ma... per quale motivo sto parlando di tutto questo? Perché nel 2022 non abbiamo avuto nessun evento della lore, anzi... la lore si è quasi arrestata. Eravamo in full copium molti di noi a sperare che uscisse un evento del Void, visto che c'era l'incipit di inizio anno, poi c'è stato il lancio di Belvet e poi niente. Letteralmente niente. Il vuoto cosmico. Speravo anche nell'uscita di Song of Nunu, oppure di Convergence, e tutto questo non è successo, tutti spostati nel 2023. E ora? TFT, con gli annunci per il 2023, sul set 9, andate a sfogliare, a spolverare i vostri libri di storia, perché il prossimo set di TFT, quello che uscirà a giugno, sarà legato alla lore di League of Legends. E qua viene da pensare, ok, quindi avete pensato e concepito a un evento della lore che stringe insieme tutti i giochi. Quando stringi insieme tutti i giochi, cerchi di fare qualcosa di grosso. Sarà forse questo l'evento del Void o l'evento dei Darkin che potrebbe collegare il tutto? Perché alla fine i Darkin hanno affrontato il Void, sono strettamente collegati tra di loro. O magari stiamo prendendo un abbaglio e potrebbe essere tutta un'altra direzione. Queste erano le due teorie probabili. Questa è la mia teoria folle. Penso che non abbiano dedicato risorse alla lore nel 2022, perché non solo il 2023 avranno un evento della lore, ma sarà molto diverso da quello della Ruination. Se quello della Ruination sembrava di camminare dentro un corridoio in cui sapevi, tra virgolette, la fine, penso che forse l'evento del 2023 sia qualcosa che può andare a impattare la storia. Nel senso che noi decideremo come andrà avanti la lore di League of Legends. Secondo me, l'evento dell'anno 2023 sarà l'inizio di quello che potrebbe essere nel lungo termine. Qualcosa che fra 10 anni diremo
Ah, sì, quella cosa che è successa su League of Legends nel 2023. Wow, quei player l'hanno proprio intata facendo questo errore. Ne sono convinto perché l'occasione c'è. È il momento perfetto per dare una sferzata a League of Legends, per creare qualcosa di unico e che gli permette di riunire sotto un unico cielo pieno di stelle tutti i giocatori di League of Legends su qualcosa che non siano soltanto le ranked, ma qualcosa di unico che può fare la storia di Runeterra, che tanti di noi amano. Molti dei player non la conoscono, ma potrebbero imparare ad amarla una volta che vedono questo evento. Ma questa, come sempre, è solo una teoria.